Carenza di aule sul litorale sud. Con il lento ritorno alla normalità post-Covid e con l'arrivo dei piccoli alunni in fuga dalla guerra in Ucraina, il tema torna di grande attualità e riemergono tutte le lacune in merito all'edilizia scolastica che i presidi del territorio denunciano da tempo. Soltanto ad Ardea sono circa 400 gli studenti che ogni anno escono dalle scuole medie e in mancanza di licei sono costretti ad emigrare in altri comuni. Scuola è un problema molto grave ad Ardea perché non riusciamo ad avere, a offrire, diciamo, posti scolastici nemmeno per le scuole inferiori. Non abbiamo asili nido, abbiamo scuole materne insufficienti e così pure per le elementari e le scuole medie non riusciamo a soddisfare l'esigenza dell'intera popolazione scolastica. La cosa gravissima è per quanto riguarda invece le scuole superiori, perché lì siamo proprio a zero. 2.800 ragazzi di Ardea che tutti i giorni emigrano per andare nei comuni vicini e andare a frequentare le scuole altrove. Questa cosa non è più sopportabile anche perché le stesse scuole che ospitano i nostri ragazzi non sono più in grado di accettare nuove iscrizioni. E questo costituirà un problema gravissimo se nel breve non riusciamo a trovare una sistemazione anche temporanea. L'impegno che in provincia ci è stato presentato è che si cercherà non solo di realizzare la scuola superiore ad Ardea, una quindicina di aule per un liceo completamente nuovo da costruire in pieno centro cittadino, ma anche possibilmente di andare ad affrontare l'emergenza costruendo delle aule prefabbricate da poter poi smantellare nell'arco del tempo necessario a costruire la scuola. Intanto, visto l'attuale trend negativo di iscrizioni per settembre tra elementari e medie, il preside dell'Istituto Comprensivo Ardea 1, Carlo Eufemi, propone di utilizzare le aule vuote della propria scuola per un liceo musicale o di scienze applicate. È una proposta attuabile già dal prossimo anno, senza particolari sforzi e investimenti strutturali, dichiara Eufemi.